Siamo qui alla reception dove ci ha indirizzati Scimmia perché ci ha detto che hanno aggiornato la brochure della Scuola Superiore Oba. Vediamo. Do un'occhiata intorno alla entrata e non vedo nessuna brochure. Non c'è nessuna brochure qui. Per caso Scimmia mi ha preso in giro? O forse sto cercando nel posto sbagliato? No, no, Scimmia mi ha detto assolutamente che era qui all'entrata. Magari era un modo per farmi levare. È un cartello dove ci sono segnate le direzioni. Quindi la stanza della facoltà è da questa parte. È il motto della scuola, una roba ammirevole. Riesco a vedere alcuni elementi del corpo insegnante attraverso la finestra. Lo so, chiederò alla reception. Chiamo la persona che vedo dentro. Mi scusi? Hai, どうしました?Sì, la posso aiutare? Mi scusi, ho sentito dire da scimmia che sarebbero state qui. Da猿からですか?una scimmia? Che何でしょう?バナナとか?cosa c'è qua? Banane? Ho trascurato troppi dettagli, devo spiegarmi meglio. Il signor Watanabe mi ha detto che ci sono le brochure della scuola qui. Ne potrei avere una? ええ、構いませんよ。ご自由にお持ちください。Sì, certo, per favore ne prenda quante ne ha bisogno. Accetto una brochure della Oba High School. Quindi questo è quello di cui Shima stava parlando. Non mi sembra nuova. Grazie. Apro la brochure e guardo dentro, do un'occhiata. Vediamo. La brochure include un'intervista con uno dei diplomati. Yukari Ishihara, responsabile del Museo d'Arte Shimane, classe del 2000. Non sarei dove sono oggi se non fosse stato per i miei 3 anni alle superiori. Spero che anche voi vi diate da fare e vi godiate l'esperienza. Grazie in ogni caso, la vera sfida nella vita arriva dopo che vi siete diplomati. Anche se non vedete i risultati durante la scuola, non agitatevi. Per favore continuate a fare dei progressi nei vostri studi. Quindi Scimmia voleva che io vedessi questa cosa, eh? Prendo la brochure e la porto con me. Acquisita Oba High School. Brochure. Allora. Ok, è quasi ora del meteo. Se come gli altri giorni, le riprese stanno avvenendo di fronte al castello di Matsue. Però su, cioè, non sarebbe meglio andare direttamente dalla tizia che cura il museo? Vabbè. Andiamo da Bruschette. Ecco, era su. Ah no, era al parco, ecco perché era al parco.
da qua. Sono arrivato al parco Shiroyama. Qui però ci sono solo turisti e non c'è nessuno dello staff della TV. Ah, non fanno il meteo oggi? Forse perché è sabato? Mi sa che i programmi sono differenti nel weekend. Stanno filmando da qualche altra parte oggi? Stare qui seduto a pensare non mi porterà da nessuna parte. Proverò ad andare alla stazione. Allo studio. Allora, studio. Saninchu TV. Eccolo qua. Non penso di piacerle. Chissà se si rifiuta di vedermi, se la chiamo. Vorrei vedere Misaki Murakami, per favore. Ha un appuntamento? Non ce l'ho, ma non è possibile. Lasci che la chiamo. Lasci che la chiami. Sicura? La signorina Murakami mi ha detto di chiamarla in caso lei fosse venuto. Davvero? Sembra che lei le piaccia. Ah, ok. E cosa potrebbe piacerle di me? Probabilmente come lei è sempre al massimo livello. Comunque, la chiamo. Solo un momento. Decido di aspettare Bruschetta. Non posso parlare, ok. La reception del Saninchu TV. C'è un poster che pubblicizza uno degli show appeso al muro. È un poster di uno dei programmi. All'illustrazione del cast. C'è la fotografia di Bruschetta. Arriva Bruschetta. Quindi non sei andato a casa? No. E come potrei? Non pensi che sia giunto il momento di dirmi tutto finalmente? Io vorrei, ma... Sei preoccupata per i tuoi vecchi compagni di classe? Non è tutto. Bene, ok. Arriverò al fondo della questione da solo. Allora, chiediamo. Suicidio. Se una ragazza si suicidasse nella sua classe durante il giorno del suo diploma, quanto sarebbe grande la notizia? Cosa ne pensi? Non sarei sorpresa di vedere la notizia sul TG nazionale. Ma la news del suicidio della mia amica di penna non era in nessun giornale dell'epoca. Perché pensi che sia così? Probabilmente c'è stata qualche altra storia che ha preso la priorità. E che tipo di storia avrebbe priorità rispetto al suicidio di una ragazza delle superiori? Un attacco terroristico su larga scala? Un richiamo di una grossa compagnia che produce cibo? Il suicidio di una persona famosa? Un matrimonio di una persona famosa? Che cosa c'era nei giornali dell'epoca?
scusa, non riesco a ricordare. Non c'era assolutamente nessuna possibilità che io vincessi contro una reporter usando una domanda come quella. La migliore amica. Raccontami della sua migliore amica. Finalmente, il nocciolo della questione. Il suo cognome è Nishino, vero? Beh, se già lo sai, di cos'altro dobbiamo parlare? Non essere così cattiva. Che tipo di persona era la sua migliore amica? Non mi piaceva, o meglio, ancora non mi piace. Gelosia? Semplicemente non andavamo d'accordo. La sua migliore amica era innamorata di Shorty. Ma Shorty era innamorato di Aya. Ah, quindi il nostro nanerottolo. Era innamorato. Un triangolo, bene, perfetto. Un triangolo amoroso, La sua migliore amica. La sua migliore amica era invidiosa di lei. E tutto questo si è trasformato in gelosia. Quindi la ragione per cui lei si è suicidata deve avere a che fare con la sua migliore amica, giusto? La ragione ha a che fare con tutti quanti, ma penso che la sua migliore amica sia quella da biasimare di più. Se lei fosse stata più forte, tutto questo non sarebbe successo. Chi è la sua migliore amica? Ma è chiaro chi sia. È chiaro. Voglio dire, ci ha dato anche la brochure con scritto i pareri di lei. È la curatrice del museo d'arte, non è difficile. Vabbè. Sei arrivato così lontano da solo, quindi arrangiati, scoprilo. Perché la copri? Anche se lei non ti piace? Lei non mi piace, ma voglio proteggerla. Che cosa intendi? È il nostro sogno. Sogno? Mi sono allontanata molto dalla persona che speravo di diventare quando ero alle superiori. Se la mia compagna può portare a compimento il suo sogno, io penso di poter lavorare di più. Ed è per questo che, anche se non mi piace, la voglio supportare. Lavoro. Davvero sei così insoddisfatta del tuo lavoro corrente? Non è che non sono soddisfatta, semplicemente non riesco ad accettarlo. Che cosa intendi? Quanti anni pensi che siano passati? Da quando mi sono continuata a sentire ripetere che ti trasferiremo alla sezione che vuoi un giorno, quindi continua a lavorare qui. Tutto è stato detto senza l'intenzione di fare davvero e semplicemente per tenermi buona. Questa cosa mi fa incazzare. Bruschetta è proprio arrabbiata. E ha scoperto i canini. Forse ho tirato fuori l'argomento sbagliato. Il sogno di Misaki. Bruschetta, vuoi diventare una reporter? Beh, io non lo sono, ma apparentemente quella sono io, disegnata su quel poster.
Sì, sembri tu. Mi trattano come una personalità della TV. Ho la stessa opinione del tuo capo. Che cosa? Fare varietà è un lavoro rispettabile. Quindi se continui a dare del tuo meglio, lì sono sicuro che troverai l'esperienza utile per quando diventerai effettivamente una reporter un giorno. Lo so, ma stai facendo dei progressi verso il tuo sogno in questo momento, un passo alla volta. Sono sicuro che anche lei sta facendo il tifo per te. Arigato. Lo penso, grazie. Bruschetta sorride un po'. Troverò la mia amica di penna da solo. Non esiste. Cosa? Nishino non esiste più. Bruschetta se ne torna a lavorare. Non esiste, ha detto che Nishino non esiste più. Però Nishino è quella intervistata sulla brochure, giusto? Quindi è la curatrice del museo. Quindi perché non dovrebbe esistere più? Esiste come? Forse non esiste più, nel senso che ha smesso di fingersi Aya. E quindi la persona che si fingeva Aya ha cambiato cognome, ha cambiato vita, e quindi in quel senso non esiste più, non è che si è ammazzata. Comunque, la curatrice del museo d'arte ha qualcosa a che fare con questo e non capisco perché non stiamo inseguendo lei. Vabbè, Bruschetta se ne torna a lavorare. Che cosa intende dicendo che non esiste? Bruschetta si allontana senza nemmeno guardare indietro. Do un'occhiata all'illustrazione di Snappy sul poster. Bruschetta se n'è andata, lasciando dietro di sé delle parole misteriose. Ma caspita, questa illustrazione è davvero bella. Finalmente, forse adesso capisce che dobbiamo andare al museo d'arte. Bravo, Max. Il ritratto di una figura umana fa suonare qualcosa nella mia testa. Hello, finalmente! Un ritratto mi fa pensare al museo d'arte! Che cosa ho visto là? Aspetta un secondo. Guardo la copia dell'articolo di giornale di 15 anni fa. C'è una foto di Yoko Fumino. Ecco qua, la persona di questa foto. Pensavo di averla vista da qualche parte, ma era in quel dipinto. Revelations! Non appena metto piede fuori, ricevo un messaggio da parte di Yuka. Ho ricevuto un messaggio da Yuka. Controllo il messaggio. Il nome Nishino era tra le persone del registro della classe di Jun. Il suo nome è Yukari. Yukari Nishino. Lo sto dicendo da 27 episodi, voglio dire. È lo stesso nome della Ishihara del museo d'arte. Ma il suo cognome è differente. Avrà cambiato cognome, voglio dire. Che buongiorno. Bruschetta mi ha detto che Nishino non esiste più. Forse intendeva che il suo cognome è cambiato? Vedi te. Stare qui seduto a pensare non mi porterà da nessuna parte. C'è anche la cosa della foto nell'articolo. Dovrei andare a dare un'occhiata al museo per ora.
finalmente. Posso vedere? No. Andiamo al museo. Finalmente. Shimane Art Museum. Sono arrivato al museo d'arte di Matsue. Se mi ricordo correttamente, è qui che ho visto Yoko Umino. Sto camminando nel museo quando incontro uno degli impiegati. Mi scusi. Sì, la posso aiutare? Ho una domanda riguardo a Ishihara, la curatrice. Sta facendo una ricerca sui candidati a direttore? Sì. Io sono d'accordo col fatto che Ishihara diventi il direttore. Sto solo facendo qualche ricerca. È single, giusto? Sì. Vediamo cos'altro posso scoprire. Per caso c'è stato qualcosa di strano nel suo comportamento ultimamente? A volte sembra davvero preoccupata, come se si stesse preoccupando di qualcosa. Potrebbe essere perché io sto cercando informazioni sulla mia amica di penna. E oltretutto, a volte, la vedo messaggiare nelle pause, durante le pause. Secondo alcune voci, pare che lei si sia trovata un fidanzato, ma non mi sembra così. Messaggiare, quindi comunica con i suoi vecchi compagni di classe? Per caso sai con chi messaggia? No, non saprei. Cognome. È divertente, nei nostri file di ricerca lei ha un cognome differente. È perché i suoi genitori hanno divorziato. Quindi lei ha preso il cognome di sua madre? E che tipo di persona è Ishihara? La curatrice è una persona con molta passione. Ed è una persona calorosa. Sembra abbastanza fredda da fuori. La sua passione è nascosta dentro di lei. E con questa mostra, lei ha insistito perché dice che sarà un successo, anche se nessuno era d'accordo con lei. Sì, la mostra sugli artisti sconosciuti di Matsue, giusto? Per favore, va a vederla. Il dipinto, che si chiama Madre, è molto commovente. Quindi quello di... della Umino. Grazie. Continuo a camminare nel museo. Sono venuto qui proprio perché volevo vedere quel dipinto. Mi fermo di fronte a un dipinto. È questo. Il dipinto di una donna di mezza età che sorride. Lo comparo alla foto di Yoko Umino, che viene dal giornale che ho fotocopiato. La modella di questo dipinto era Yoko Umino. Guardo l'etichetta dove viene spiegato il dipinto. Titolo: Madre. Artista: Aya Umino.
questo ritratto è stato scoperto alla residenza Umino, che è bruciata il 25 dicembre 1999. È un ritratto di Yoko Umino, dipinto da sua figlia Aya Umino, che è morta all'età di 18 anni. Il sogno di Aya era diventare una pittrice. Questo lavoro ha vinto il Gran Premio della Scuola Nazionale, della Scuola Nazionale di, della competizione di pittura. Yoko Umino è morta durante l'incendio, abbracciata a questo dipinto, che è rimasto illeso. Sembra che Yoko non volesse che il lavoro di sua figlia si trasformasse in cenere. Il commento è di Yukari Ishihara. Sto guardando il dipinto quando arriva Ishihara. È stata la mia decisione di appenderlo lì. Volevo realizzare il desiderio di Aya. Che bel dipinto. La gentilezza del pittore e del suo soggetto vengono davvero fuori. Oggi posso uscire presto. Ti va di accompagnarmi? Anche io ho qualcosa da discutere con te. Aspetto Ishihara fuori. Lei è la migliore amica? Non posso esserne ancora sicura. Arriva Ishihara. Ho un favore da chiederti. Di che cosa si tratta? Recentemente ho traslocato. E la scatola con il mio lavoro è in cima a tutte le altre. Mi chiedo se potresti prenderla per me. Non so, però posso provarci. È una camminata breve da qua. Ho un altro motivo. Beh, anch'io lo ho. Voglio scoprire se lei è la migliore amica. Faccio una camminata con Ishihara. Ci dirigiamo nel condominio di Ishihara. È un appartamento elegante con due camere, un soggiorno, una sala da pranzo e una cucina. Dalla finestra c'è la vista della città di Matsue di notte. Ci sono scatole non aperte, impilate fino in alto. Sembra che sia vero che lei abbia traslocato recentemente. Ci sono pile di scatole in una stanza quasi vuota. Direi che su questo ci fermiamo, salviamo. La prossima volta continuiamo cercando di scoprire che cosa è successo, perché mi sembra chiaro che lei sia la migliore amica di Aya.